rischiare la propria vita ogni giorno per proteggere e garantire la sicurezza nazionale e internazionale. Questo è quello che fanno le forze dell'ordine in Italia e all'estero. Questo è il racconto contenuto nel libro Sbirri, maledetti eroi, le forze dell'ordine e il loro coraggio quotidiano, scritto da Federica Bosco e Stefano Piazza e presentato a Monza al Binario 7. Un libro diretto, un susseguirsi di racconti e testimonianze di carabinieri, poliziotti, militari, italiani e stranieri che mettono a repentaglio la propria vita per proteggere e garantire sicurezza. Eroi di tutti i giorni che devono guardarsi non soltanto da terrorismo e criminalità diffusa, ma anche da semplici cittadini che sempre più spesso esplodono in gesti di rabbia cieca contro chi ha la sola colpa di far rispettare la legge. Un libro intenso, diretto ed immediato, dove a parlare sono gli sbirri che, chiamati a gran voce nei momenti di pericolo, si ritrovano poi denigrati e abbandonati nel loro quotidiano servizio, in una società dove il rispetto per chi indossa una divisa ormai è merce rara. Ma diciamo che è stato un viaggio per certi versi molto doloroso perché abbiamo scavato dentro alcune storie molto dure, molto forti, soprattutto le storie raccolte in Francia, in Germania, in Svezia. Mi ha colpito molto e mi ha rattristato la vicenda di una agente di polizia francese che si era messa alla testa di un movimento che cercava come sindacato di denunciare lo stato di abbandono della polizia e che alla fine, stremata da critiche, dalla fatica, si è tolta la vita. Si chiamava Maggi Biskuski. Cognome un po' difficile, è una ragazza francese che si è tolta la vita poco prima che chiudessimo il libro, quindi questo è quello che mi ha colpito. Mi ha invece qualcosa che già sapevo è questa straordinaria capacità di abnegazione che hanno le forze dell'ordine in tutta Europa nel continuare a fare il loro lavoro pur in mezzo a mille difficoltà, con stipendi da fame e molto spesso con un'attenzione politica molto bassa. Il libro vanta anche la prefazione dell'allora ministro degli interni Matteo Salvini e la postfazione del direttore del quotidiano Libero Vittorio Feltri. Ma io ho avuto l'onore, la fortuna e il privilegio di stare per 14 mesi al Ministero dell'Interno accanto a un grande ministro quale Matteo Salvini. Ho avuto per 14 mesi la delega all'immigrazione e alla PS, quindi alla pubblica sicurezza, e per 14 mesi abbiamo dedicato anima e corpo per dare dignità, risorse, strumenti, mezzi a quella che secondo me io definisco la migliore polizia del mondo. 98.500 uomini delle forze dell'ordine che ogni giorno, quotidianamente, con impegno, dedizione, fatica, onore, rappresentano la sicurezza per i cittadini italiani, fanno grandi sacrifici. Abbiamo stanziato in 14 mesi oltre 3 miliardi di euro per la sicurezza, abbiamo rafforzato i presidi di polizia, abbiamo avviato un piano di potenziamento delle forze dell'ordine di 4.500 unità. Abbiamo salvaguardato e difeso quei presidi di sicurezza che il precedente governo andava a smantellare. Pensiamo ad esempio alla polizia stradale di Seregno, che doveva essere chiusa, è ancora aperta. E quindi mi auguro che venga mantenuto questo trend di investimento e di difesa e di sostegno nei confronti delle forze di polizia. Temo che così non sarà, perché questo è un governo particolarmente orientato a sinistra e quindi temo che la priorità di questo nuovo governo, governo delle poltrone e non governo dei contenuti, possa essere quello di smantellare e di non avere più il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico, il controllo del territorio, il contrasto alla criminalità organizzata come priorità della propria azione di governo. Vigileremo e controlleremo affinché gli impegni presi, i soldi stanziati, i due decreti sicurezza che sono strumenti di sicurezza, di legalità e di civiltà non vengano smantellati, altrimenti faremo opposizione non solo in Parlamento ma anche nelle piazze con il consenso del popolo. Un libro intenso, come intensi i racconti delle vedove e degli orfani che ogni giorno vengono raccolti dall'associazione monzese Vittime del Dovere. Allora, per quanto riguarda il nostro impegno al contrasto, sul contrasto alla criminalità organizzata, ovviamente, non demordiamo. Questo per noi è importante perché l'obiettivo dell'associazione è avere zero vittime.
E quindi stiamo cercando di fare opera di sensibilizzazione nelle scuole e partirà a breve il nostro nuovo progetto Interforze che ormai è su scala nazionale. È un progetto che vede la compartecipazione dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dell'Esercito Italiano e della Guardia di Finanza su temi importanti che vedono interessati soprattutto i giovani, quindi sul ad esempio contrasto all'utilizzo di alcol e droga, il tema del cyberbullismo, il tema appunto dell'educazione alla legalità economica e tutto ciò che viene fatto in sinergia dalle varie forze dell'ordine e forze armate per l'ordine pubblico. Quindi un'iniziativa di sensibilizzazione, perché questa è la strada per far sì che la nostra società abbia così in considerazione maggiore le forze dell'ordine e si abbia più senso civico e rispetto non solo della divisa ma comunque degli altri.